Ragazzi, sono Apple Matte e oggi vi farò vedere come scaricare Borderlands 2 per il Mac. Vi metterò il link in descrizione dove vi farà scaricare questo file qua, DMG. Una volta scaricato con torrent andrete ad aprire cliccando due volte e vi aprirà questa schermata qua. Con il gioco vero e proprio, lo andrete a mettere nelle applicazioni o nella scrivania. Bene, chiudiamo. E questo è il gioco vero e proprio. Solo che c'è un problema. Questo gioco è in inglese. Come si fa a mettere in italiano? Vi metterò un link in descrizione. Ora vi farò vedere le procedure per metterlo appunto in italiano. Allora, grazie a questa cartella, dove ci sono due file, vi permetterà di mettere il gioco completamente in italiano, sia con voce che con testo. Bene, apriamo il tasto destro sul gioco e andiamo a cliccare su Mostra contenuto pacchetto. Una volta aperta questa finestra, andremo ad aprire Contents, poi Game Data, Engine, Location. In questo spazio bianco dobbiamo mettere quello che c'è dentro a Location nella cartella che vi ho fatto scaricare. Bene. E dopo dobbiamo mettere anche questo ITA. Lo andremo a mettere su Game Data, Willow Game, Localization e andiamo a trasferire. Bene, ora il procedimento è finito. Andiamo a chiudere tutte le finestre e andiamo a inviare il gioco. Ok, vi si aprirà questa schermata. Potrete lanciare il gioco a schermo intero o nella finestra di lancio. Io lo avvierò con la finestra di lancio. È più veloce, è semplice. Aspettiamo che si avvii il gioco e vi mostrerò che è tutto in italiano. Un gioco veramente bello, e si vede veramente bene e molto bello appunto. Aspettiamo che si avvii. Perfetto. Vediamo che il gioco è partito. Si vede molto bene. Se non vogliamo vedere tutte queste scritte, clicchiamo sopra. Ok, vedete? Tutti i diritti riservati è in italiano completamente. Quando viene visualizzata questa icona, eccetera, premete un tasto. Va, tutto in italiano. Stupendo. Ricerca di contenuto scaricato. Vedete? Nuova partita, trova partite. Opzioni di rete, opzioni, extra, contenuto scaricabile, ish. Bene, è disponibile online con trova partite, vi troverà tutte le partite del caso, ora io non ne ho bisogno. Poi opzioni di rete, solo amici online, solo invito online, pubblica online, LAN e offline. Poi andiamo a vedere le opzioni di gioco, tastiere e mouse con tutte le opzioni varie. Poi video, poi a schermo intero potrete mettere la risoluzione del vostro schermo del Mac, poi audio, volume, musica, effetti sonori, eccetera, poi gioco, tutte le opzioni di gioco, vertifuoco. Ok, ora vi faccio vedere che parla in italiano. Che parlano in italiano i personaggi. Così vuoi un'altra storia, eh? Una Sentite in cui è che in gioco il destino parlano in stesso di italiano con i Pandora. sottotitoli. Se non vuoi è uguale, te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta, una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che Vabbè, l'aprirono, ora la cripta. tolgo. Comunque, si vede benissimo tutto in italiano. E il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi
al canale che condivido con Dark School 369 e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.